Il Piemonte approva la legge contro la violenza di genere. Nuovo piano regionale amianto 2016-2020. Bilancio, al via l'esame in commissione. Nella seduta del 16 febbraio l'Assemblea regionale ha ricordato Corrado Calzolaro, consigliere nella prima e seconda legislatura e assessore all'ambiente nella terza, recentemente scomparso. Il Consiglio ha poi approvato la legge contro la violenza di genere e la deliberazione che a far data dal 1 marzo 2016 attribuisce il comune di Giflenga, fino ad oggi inserito nell'ambito territoriale dell'azienda sanitaria locale di Vercelli, alla SL di Biella. In copertina! Il Piemonte ha la sua legge contro la violenza di genere. Il provvedimento, approvato a maggioranza 16 febbraio, amplia il quadro delle disposizioni per l'inserimento o il reinserimento sociolavorativo delle vittime, la sperimentazione di interventi per gli autori della violenza, la formazione degli operatori dei servizi, le azioni di sensibilizzazione e prevenzione nella famiglia e nelle scuole. Contrari Forza Italia e Fratelli d'Italia. Ci siamo concentrati su tutte quelle che possono essere considerate violenze di genere, in questo abbiamo anche aggiunto le vittime di tratta, ma anche quelle, per esempio, le mutilazioni genitali femminili. È chiaro che questa è una risposta ai tanti femminicidi che avvengono tutti i giorni purtroppo nel nostro territorio. Il senso è anche iniziare a intervenire sui maltrattanti, ma soprattutto sulla prevenzione, e credo che sia molto utile l'educazione sentimentale nelle scuole e alcuni principi che questa legge prova a mettere in campo, soprattutto su quella che è il tema dell'identità di genere, cioè che dietro ai femminicidi spesso c'è una cultura maschilista che in qualche modo vede ancora oggi la donna oggetto. Grande vittoria anche per il Movimento 5 Stelle. Abbiamo presentato diversi emendamenti che sono stati approvati e inseriti appunto nel disegno di legge. Quelli più importanti sono l'esenzione del ticket sanitario a tutte le vittime di violenza, l'istituzione del codice rosa, il supporto psicologico condiviso e personalizzato richiesto dalla vittima di violenza, l'implementazione del servizio di sorveglianza in tutti i treni della Regione Piemonte e ancora il potenziamento e l'estensione di tutti i servizi di ascolto e di supporto per le vittime di violenza all'interno degli ospedali, degli ambulatori, dei consultori e comunque di tutto il territorio della Regione Piemonte. Nettamente contrario, perché noi pensavamo di andare a votare un provvedimento che condividiamo sulla violenza delle donne e poi ci siamo visti inseriti degli argomenti che non niente hanno a che fare e per cui hanno cambiato totalmente la nostra disposizione e il nostro voto. Mi riferisco soprattutto al gender, all'identità sessuale e di genere. Noi non possiamo accettare che venga inserito questo argomento. Mi riferisco personalmente, da cristiano convinto, e me ne vanto in questo momento di decadenza di valori. Noi abbiamo votato convintamente contro, anche se la violenza contro le donne è un peccato dei più vili che l'uomo possa commettere. Dico peccato ribadendo la mia posizione da cristiano, ma non potevamo fare diversamente. Le commissioni Sanità e Ambiente del Consiglio, riunite in seduta congiunta, hanno approvato all'unanimità il nuovo piano regionale amianto per gli anni 2016-2020. Il documento stabilisce le aree di intervento riguardanti amianto di origine antropica e naturale, contiene le azioni, gli strumenti e le risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi. Due i siti di interesse nazionale individuati, a Casale Monferrato e Balangero. 25 milioni di euro le risorse stimate per la sua realizzazione. Uno strumento di straordinaria importanza per due ambiti fondamentali. Il primo, quello ambientale, che riguarda l'intero Piemonte e riguarda la necessità innanzitutto di rendere il Piemonte libero dall'amianto. Il secondo ambito correlato è quello della salute, e cioè l'organizzazione e le pratiche migliori per affrontare quello che in alcune zone del nostro Piemonte è un vero disastro. Riguarda il mesotelioma, riguarda una forma tumorale maligna che in qualche modo noi dobbiamo eliminare. Approvato in commissione il piano quinquennale di contrasto all'amianto, ai sensi della legge 30 del 2008, una legge importante sia per prevenire la dispersione ambientale che le ricadute sanitarie, cioè il mesotelioma, un tumore molto grave che colpisce appunto il polmone ed è molto spesso letale. Il Movimento 5 Stelle ha contribuito con una serie di emendamenti, delineando delle tempistiche certe per la mappatura dei reliquati di materiali che contengono amianto nei comuni, per il monitoraggio in continuo nei siti di interesse nazionale, quale Balangero e Corio, e lo smaltimento con nuove tecniche di inertizzazione.
Il vicepresidente della Giunta regionale, Aldo Reschigna, ha illustrato in prima commissione il bilancio di previsione finanziario 2016-2018, caratterizzato per la prima volta dal cosiddetto bilancio armonizzato, come previsto dalle leggi nazionali. 10 miliardi il livello complessivo di indebitamento al 31 dicembre 2015, che verranno portati a fine legislatura, nel 2019, a 8 miliardi e 800 milioni.